tutti, oggi siamo al Lago di Vetrice, qui vicino al negozio, e facciamo un tipo di pesca alla trota con esche vive, principalmente con camole, e proveremo sia la pesca con il galleggiante sia con la pesca a recupero, in questo caso specifico con la marajas, essendo ancora, anche se la temperatura è un po' scesa, ancora l'acqua è ancora calda e il pesce dovrebbe essere a galla. E vediamo un po' cosa succede. Qui abbiamo le nuovissime canne Maver Joker Trout, linea Trout, canna medio economica per tutte le tasche, rapporto qualità-prezzo indiscutibile, che ti garantisce anche, volendo, sono canne da gara, sono canne da amatori, canne un po' per tutti, sia per chi si vuole divertire sabato e domenica con tutta la famiglia, sia per chi vuole un attrezzo e comunque per fare un certo tipo di gare senza andare a spendere cifre esorbitanti. Alla canna Joker abbiamo abbinato un Colmich Tyndall 3005, un anello idealissimo per fare questo tipo di pesca, che ha lo stesso connubio qualità-prezzo. Inoltre ha una potenza di recupero che non sforza proprio nel recupero stesso della trota. Il tipo di pesca è abbastanza semplice, è completamente una bombarda galleggiante, la marajas, che si chiama così proprio per il rumore stesso che fa nell'acqua, è molto attirante per la trota stessa. Infatti l'abbiamo visto appena lanciato, come si dice in gergo, sbacchettato due volte, abbiamo subito catturato la trota. Quando il pesce, come in questi casi, è a galla o comunque sotto il pelo dell'acqua, la marajas è, diciamo, micidiale, un attrezzo indispensabile per questo tipo di pesca. L'importante nella pesca con la marajas, bisogna utilizzare quasi sempre un finale molto lungo, proprio per dare quella distanza dalla marajas stessa all'esca. In questo caso in più abbiamo aumentato l'affondabilità del finale con tre pallini del 5, proprio perché abbiamo visto che non sono proprio a galla, sono circa un mezzo metro, un metro sotto il pelo dell'acqua. Il finale è lungo 2 metri, di fluorocarbon, della misura del 16. Utilizziamo un 608 sempre Gamakatsu, della misura dell'8, torto, in modo che l'esca possa girare ancora meglio. L'innesco utilizziamo 2 camole, una completamente inserita e l'altra appuntata, che è l'innesco classicissimo per la pesca alla trota, in modo che nella fase di recupero debba girare. A differenza mia, Nicola sta pescando con la canna che io amo di più, diciamo, con l'Imperia, canna Colmich. Una canna che ha una versatilità incredibile. Nella versione 5 e 6 metri, dove la 6 metri ha un blocco al primo pezzo, al calcio, dove può essere utilizzata proprio anche sia a 5 che a 6 metri. Nasce per le competizioni a trota lago, però è una canna che si può utilizzare tranquillamente in mare, si può utilizzare nel fiume. È una bolognese a tutti gli effetti. Una anellatura molto fitta, proprio per non perdere mai contatto con la lenza, e soprattutto molto molto robusta, vista anche la sua leggerezza.
due cose. Uno, ormai i nostri video sono accompagnati rigorosamente da una motosega. Dove andiamo, andiamo. C'è qualcuno a tagliare qualcosa, come si può sentire. Due, è arrivato il mio amico Giulio, che come ha visto che prendevamo un pesce dietro l'altro, mi ha subito tolto la canna di mano. Ora voglio vedere se li prende, però. Non ci si fa. Con Giulio non ce la fa, mai. Nella bolognese con il galleggiante abbiamo messo un galleggiante da trota classico che facciamo fare noi. La forma è classica, che si trova in commercio un po' in tutti i modi, di 3 grammi. Galleggiante che passa in testa, esce laterale, in modo che sia praticamente impossibile intrecciare. Oggi abbiamo deciso di piombarlo non con il piombo ma con un vetrino di 4. Il vetro piomba circa il 60% del peso reale, quindi è la taratura perfetta. Usiamo sempre la solita girella tripla, classica per la pesca alla trota, proprio per aumentare la possibilità di rotazione dell'amo. A differenza della bolla, usiamo un finale di circa 40 cm, anche perché più lungo intrecceresti di continuo. L'amo è sempre lo stesso. Un amo dell'8 torto per far girare la camola. No, oh, me l'ha voluto prendere anche con la bolognese. Grande Giulio. Con questa trota saluto tutti gli amici del Nefa. Vi aspettiamo sempre in negozio. E un saluto da me, da Giulio. E a presto.